Stai servendo. Sei sicuro che stai servendo Dio, il Signore? Che stai servendo il Dio della Bibbia? Chi stai servendo? Stai, come dicevo qualche domenica fa, stai servendo Dio o ti stai servendo di Dio? Sei un dipendente di Dio o Dio è un tuo dipendente? La tua vita è diversa dalla vita di quelli che sono a Sodoma e a Gomorra. Appartieni alla tenda di Abramo o alla porta di Sodoma? Perché sta arrivando il tempo, fratelli. Sta arrivando il tempo, fratelli, che si vedrà la differenza tra chi serve il Signore e chi non lo serve. Arriverà la differenza, ma non arriverà perché viene il Signore e dice allora tu lo servi e l'altro no, perché le situazioni si complicheranno così in modo tale che la tua stessa vita dovrà sbocciare o per la gloria di Dio o appassire per le pressioni del mondo. Sta arrivando il tempo. Sapete come si chiama questo tempo? Tempo di fedeltà, dove saremo chiamati a manifestare chi siamo sui posti di lavoro, nella società, davanti alle leggi appunto che cambiano. Saremo chiamati a dire chi siamo, saremo chiamati a manifestare con la nostra identità quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Dio non può essere, comprendetemi, spero di non confondervi, Dio non può essere la tua visione, Dio non è la tua visione. Che cosa vuol dire Dio non è la tua visione? Dio non può essere il sogno da inseguire. Dio è la tua trasformazione. E quando ha trasformato la tua vita, quello che tu insegui non è il tuo sogno, è la visione di Dio, è la volontà di Dio. Camminiamo nella volontà di Dio non perché è il sogno da realizzare. Camminiamo nella volontà di Dio, direbbe l'Apostolo Paolo, perché necessità ci è imposta, perché apparteniamo al regno di Dio, perché siamo felicemente salvati e in questa salvezza ci riconosciamo come dei sacerdoti di Dio, come dei re appartenenti a un regno che non finirà mai, come dei profeti che parlano sotto la guida dell'unzione di Dio, che quando parlano, parlano perché è Dio che mette in loro la sua parola.